Liste d'attesa e accesso al Servizio Sanitario Nazionale, le principali criticità per i cittadini, il rapporto di cittadinanza attiva. Istituto Superiore di Sanità, insediato il nuovo comitato scientifico. Federfarma Suni farà invito a partecipare al questionario sulle farmacie rurali. Campagna anti-influenzale 2024-25 al via nelle farmacie in Calabria. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Promuovere attraverso campagne informative un uso più consapevole dei farmaci, con particolare attenzione agli antibiotici e al sostegno all'uso degli equivalenti, e garantire processo di approvazioni più celeri e un accesso più rapido ed equo ai farmaci innovativi. Sono alcune delle priorità indicate da Cittadinanza Attiva per un Servizio Sanitario Nazionale più forte ed equo. L'associazione ha presentato il 22 ottobre a Roma il rapporto civico sulla salute, che ha confermato come liste di attesa, difficoltà nell'accesso ai pronto soccorso e i pochi servizi disponibili sul territorio siano tra le principali preoccupazioni degli italiani nell'ambito della salute. Il 21 ottobre si è insediato il nuovo comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità, la cui nomina ha la durata di 4 anni. Tutti i nomi sono disponibili in edizione odierna di Filo Diretto. C'è tempo fino al 10 novembre per partecipare al sondaggio online sulla situazione delle farmacie rurali promosso da Federpharma Sunifar. Il sondaggio in forma anonima ha l'obiettivo di definire un quadro aggiornato e attendibile delle caratteristiche e delle condizioni in cui operano le farmacie rurali, al fine di cogliere le potenzialità e i bisogni di questa rete di presidi che porta l'assistenza farmaceutica e nuovi servizi anche nelle aree più interne e remote del paese. Nei prossimi giorni partirà in Calabria la campagna anti-influenzale 2024-25. Anche quest'anno sarà possibile vaccinarsi in farmacia, venendo incontro in questo periodo alla popolazione anziana e a quella parte di assistiti che per la sua comodità preferisce sfruttare la prossimità della rete dei presidi farmaceutici, dichiarano il presidente e il segretario di Federpharma Calabria, Vincenzo De Filippo e Alfonso Misasi. I cittadini che vorranno vaccinarsi in farmacia potranno quindi prenotare l'appuntamento contattando le stesse farmacie aderenti alla campagna vaccinale, le quali gestiranno l'agenda andando incontro alle loro disponibilità. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento per domani con una nuova edizione del telegiornale Federpharma Channel. Buona giornata.